problema non è tanto il regolamento, cambiare le prassi parlamentari. Il problema è l'incapacità di questa maggioranza e di questo governo, perché il 28 ottobre è stata approvata in Consiglio dei Ministri la finanziaria, è stata trasmessa l'11 novembre al Senato. Quei giorni che sono trascorsi per mettervi d'accordo tra voi, perché un governo così non può stare in piedi nella decenza della nazione, sono i giorni che si è impedito il dibattito al Parlamento. Quindi non date la colpa ai regolamenti, al monocameralismo, alla Costituzione da rivedere. La colpa è la vostra, che siete incapaci e che state in piedi contro qualsiasi legge della politica soltanto per salvare il vostro posto e fare i conti a quando scade la pensione per poter salvare i vostri interessi personali. L'Italia merita qualcosa di molto più alto e nobile.